Ciao a tutti, sono Marco del sito videolab.it. Questa qui è la sesta lezione di HTML e CSS. In questa puntata vedremo come realizzare un layout a più colonne. Riprendendo il lavoro svolto all'interno della lezione 5, continueremo suddividendo quest'area praticamente, diciamo, in bianco, che, come abbiamo detto all'interno appunto della quinta lezione, è il nostro corpo pagina. La suddivideremo in due colonne. Quindi andiamo sul codice, andiamo a prendere questa parte qui, questa porzione, e aggiungiamo un nuovo elemento. Diciamo che la colonna sinistra è larga, ad esempio, 550 pixel, e gli assegniamo l'opzione float left. Ricordiamoci che quando assegniamo un id, come in questo caso, ad un div, in questo caso appunto il nostro id sarà colonna sx, il div, essendo comunque un elemento display block, quindi diciamo che occuperà tutta la nostra linea. Una volta assegnata la larghezza, se noi non impostiamo il float left, la seconda colonna, quindi in questo caso la colonna dx che adesso andremo a fare, andrà a capo, non sarà in linea. Per far questo, e quindi per affiancare le due colonne all'interno del nostro corpo pagina, dobbiamo scrivere appunto questo comando float left. Andiamo giù e aggiungiamo colonna di X. Nel far questo è importante, se io adesso apro e faccio un attimo una cosa così vi rendete un attimino meglio conto. Dunque, aggiungiamo qui il div. Attenzione, sto all'interno del corpo, perché sarà il corpo ad essere suddiviso in due parti. Quindi all'interno qui aggiungiamo un div con id colonna SX. All'interno di questi id, di questa colonna appunto sinistra, andremo a mettere il nostro corpo testo. Mettiamone metà, va? Ecco qui. Nella seconda colonna invece, a cui assegnerò appunto come id colonna dx, lascio l'altra porzione del testo che avevamo inserito appunto nella precedente lezione. E qui chiudo il tag. A questo punto, se io salvo e lancio la pagina, vedrete che le due colonne vanno a capo. Eccoci qui. Questa è la prima e questa è la seconda. Quindi non sono allineate. Per quale motivo non sono allineate? È molto semplice. Vediamolo insieme. La larghezza del nostro contenitore che abbiamo impostato è 960 pixel. Mentre io invece alle mie colonne ho assegnato a entrambi 550 pixel. Cosa significa quindi? Che se io sommo le due colonne, le due larghezze, come potrete immaginare, diciamo, viene fuori una larghezza troppo ampia rispetto al contenitore, perché stiamo a 1100, quando il contenitore è di 960. Quindi che fa? In automatico viene posizionata al di sotto dell'altra colonna. Quindi bisogna fare dei conti corretti in questo caso. Se il nostro contenitore è di 960 pixel, dobbiamo sottrarre i 10 pixel del padding che appunto si misura all'interno. Quindi 960 meno 20, perché abbiamo 10 di padding a sinistra e 10 di padding a destra, in totale quindi di 20, facciamo 960 meno 20 fa 940. Ok, però noi abbiamo assegnato una larghezza di 550. Per comodità facciamo 540, così ci viene un conto paro. Quindi 940 meno 540 uguale 400 pixel. Eccoci qui. A questo punto possiamo aggiornare nuovamente la nostra pagina. Un attimo soltanto. Ok. Ecco qui. Come potete vedere adesso le nostre due colonne sono esattamente affiancate. Qui possiamo aggiungere un margin, ad esempio, per staccare i due testi. Però, diciamo, per il nostro scopo per il momento era quello di affiancarle, ed ecco qui, ci siamo riusciti mantenendo appunto il padding, cioè questo spazio
di 10 pixel a destra e a sinistra. Come vedete però lo sfondo non segue la nostra altezza e quindi il nostro contenitore rimane, diciamo, più piccolino rispetto al nostro testo. Per evitare questo problema si utilizza il sistema del clear. Come si fa? In questo modo qui. Ci andiamo a creare una classe punto clear. E gli assegniamo appunto il comando clear bot. Eccoci qui. Cosa significa clear bot? Diciamo quando abbiamo degli elementi impostati appunto con un float, per far capire l'ampiezza, l'altezza di questi div, possiamo appunto utilizzare questa classe, il clear bot, che non fa altro che appunto renderci stabile, diciamo così, l'altezza fino a dove arriva il testo contenuto all'interno del div. Come utilizzare questa classe? In questo modo qui ci posizioniamo alla fine, dopo il tag di chiusura della colonna destra, quindi prima del tag di chiusura del corpo che abbiamo aperto sopra. Quindi il corpo conterrà le due colonne, prima colonna, seconda colonna. Questa è la chiusura del tag del corpo. Quindi ci posizioniamo al di sopra e aggiungiamo il comando br, che appunto sarebbe lo spazio e il ritorno a capo in HTML, br class in questo modo e aggiungiamo appunto il clear. Eccoci qua, in questo modo. Mentre non ho fatto altro che aggiungere uno spazio, diciamo così, un ritorno a capo, però assegnando il clear. Ora vi faccio vedere cosa è cambiato. Se io riapro il Firefox e aggiorno, ecco qui, a questo punto il nostro browser si rende conto che il corpo in realtà deve essere dell'altezza del testo contenuto all'interno delle nostre colonne. Ora andiamo a separare le due colonne aggiungendo un margine. Vediamo un attimino. Torniamo sopra. Colonna destra, invece di 400, gli possiamo assegnare 380, quindi ho tolto 20 pixel alla larghezza e li vado ad aggiungere come margine sinistro. Attenzione, è sempre importante tener conto appunto dei pixel, della grandezza totale, questo proprio per evitare che la colonna vada di sotto. Quindi è importante mantenere sempre queste misure. Allora, andiamo ad aggiornare nuovamente il browser. Ecco qui, come vedete adesso il testo è anche staccato. A questo punto è inutile dire che comunque possiamo personalizzarcele come vogliamo. Infatti, ad esempio, se noi diciamo la colonna destra vogliamo farla diventare di colore rosso, il testo, possiamo fare una cosa di questo tipo. Ecco qui, abbiamo modificato soltanto il colore del testo della colonna destra. Possiamo fare la stessa cosa con la colonna sinistra e così via. Diciamo, ci possiamo sbizzarrire come vogliamo. Possiamo aggiungere del grassetto, dello spazio, oppure possiamo anche aggiungere immagini. Ad esempio, proviamo appunto ad aggiungere una nuova immagine. Andiamo all'interno della nostra colonna sinistra e facciamo img src. Qual è la nostra? Nel mio caso, diciamo, ho già impostato un'immagine cariola.jpg. Eccoci qui. E aggiungiamo anche un tag alt, che è sempre buona norma, aggiungendo appunto immagine della cariola. Perfetto, salvo. Lancio nuovamente il browser. Ecco qui, ho aggiunto una foto, ovviamente essendo molto grande è andata oltre le misure. Io so che la colonna è larga 400 pixel, quindi non faccio altro che aggiungere width 400. A questo punto, ecco qui, avrò la mia immagine perfettamente, poi
Credo di aver fatto un errore. Dunque, la colonna sinistra era larga 540, no 400, è per questo che era, diciamo, più piccolina. Facendo in questo modo avrò esattamente l'immagine larga quanto la colonna. In questo modo, diciamo, ho iniziato ad impaginare il mio sito e a sistemare le varie colonne. Per questa lezione è tutto, grazie per avermi seguito, aspetto i vostri commenti, alla prossima, grazie.